Però in realtà sto lontanissimo dal microfono. Se lo avvicino salta sicuro. Che vita di merda. Ah, come finirà la Serie A 2018-2019? Beh, ve lo dico io. Che tanto non c'è più mai. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video perché per il terzo anno di fila su Idea di Seekwolf vi pronosticherò la classifica finale di questo campionato qui. E sono veramente eccitatissimo. Cioè, anche meno effettivamente. Prima però ovviamente vi ricordo di seguirmi su Instagram, non mi ricordo mai dove in realtà, così insomma vi lascio il mio nome di, anzi qua sta comparendo il nome di Instagram in questo momento, seguitemi perché è importantissimo e in descrizione trovate divise calcio top per maglie da calcio a prezzi scontatissimi, in più con hashtag Marconi seconda maglia in omaggio e soprattutto OneFootball per restare sempre aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi. Ladies and gentlemen, eccoci qui. Allora, io mi sono scritto sul telefono le cose che sennò mi dimentico perché ho l'Alzheimer. In realtà non è una classifica semplice, perché effettivamente l'ho pronosticata anche l'anno scorso, ovviamente vi lascio nelle schede i vari pronostici così fate due risate. E al 20° posto, partiamo subito, ho messo il Frosinone. Perché il Frosinone? Beh, perché giustamente, è vero che il Frosinone già 2 anni fa è stato in Serie A, però poi ovviamente sono 20 squadre e dovendo scegliere quelle secondo me meno pronte a questo campionato, ho scelto appunto il Frosinone, che quindi secondo me sarà proprio al 20° posto, la SPAL. Perché la SPAL? Perché qui ho fatto un po' lo stesso ragionamento che ha visto il Crotone tornare in B lo scorso anno, ovvero un bel campionato in cui dimostri di essere una squadra organizzata e ti salvi la prima volta. La seconda però non ti rinforzi a sufficienza, cosa che secondo me effettivamente la SPAL sta facendo, quindi non si sta rinforzando a sufficienza e di conseguenza pecchi l'anno dopo. Però poi attenzione perché qui vi sorprenderete probabilmente, perché al 18° posto, non me ne voglia Papyrus, ci ho messo il Parma. Allora, il Parma secondo me poteva agevolmente salvarsi. Agevolmente manco troppo, però comunque poteva salvarsi. 18° posto perché ha 5 punti di penalizzazione per una squadra che deve lottare per la salvezza, diciamo che qualche problema potrebbe anche subentrare. Quindi a malincuore, perché il Parma è una squadra che di tradizione mi sta anche abbastanza simpatica, penso che vada giù. Squadra che invece non andrà giù manco quest'anno, il Chievo. Il Chievo che ha cambiato allenatore, che comunque ha perso dei giocatori importanti, come ad esempio Inglese, che comunque i suoi sporchi e porchi gol li faceva sempre. E quindi, insomma, al 17° posto secondo me avremo il Chievo. Poi dal 16° posto ovviamente ci saranno. Questa è una fase della classifica molto strana, perché anche l'anno scorso poi magari non ho preso le posizioni precise, però più o meno il senso è quello. Non sei in lotta salvezza, non sei in lotta Europa, non sei in lotta a scudetto e quindi sei, cioè fai un campionato anonimo da un momento in poi, ti salvi in anticipo e poi fai un campionato anonimo. Vi parlo del Sassuolo, che secondo me quest'anno non sarà a rischio di retrocessione perché magari dopo l'addio di Francesco l'anno scorso ha un po' sofferto effettivamente. Riconoscendo in anticipo i propri limiti, quindi prendendo atto di quello che puoi fare e di quello che non puoi fare, secondo me, partendo anche un po' meno ambizioso, con più con i piedi per terra, puoi far bene. Dopodiché l'Empoli, il Cagliari, il Genoa, il Bologna e l'Udinese, arrivando così all'11° posto. Passiamo così alla parte sinistra della classifica, quindi quella importante. Al 10° posto c'è la Sampdoria. Non lo so, mi piaceva metterla al 10° posto. Non me ne vogliate, tifosi blu cerchiati, però insomma, spero per voi che potrete fare bene per 36 partite, perdendo le due contro la Roma, ma per il resto va bene così. Al 9° posto l'Atalanta, perché anche quest'anno effettivamente si sta indebolendo parecchio. A me dispiace perché sarebbe stato bello vedere l'Atalanta mantenere i propri talenti e quindi di conseguenza fare un'altra grande stagione come 2 anni fa e come anche l'anno scorso. Potrebbero esserci quantomeno dei problemi. Poi sono sicuro che Gasperini farà comunque un grandissimo lavoro e quindi nella parte sinistra della classifica con un buon cammino anche in Europa. Sempre che adesso grattatevi, tifosi dell'Atalanta, perché l'Atalanta effettivamente ancora deve qualificarsi, sta facendo i preliminari e sta soffrendo anche un po' più del previsto. Qualora dovesse andare avanti in Europa, il 9° posto in campionato potrebbe essere onesto. All'8° il Torino, perché secondo me, ecco, in realtà non lo so, sapete, forse l'Atalanta al posto del Torino potrebbe anche starci, dipende un po' perché il Torino è una squadra strana. È sicuramente una squadra ostica all'interno di un campionato, però spesso perde punti con le piccole. Mentre al 7° posto, e quindi un ritorno in Europa, metto la Fiorentina, che l'anno scorso ha perso tantissimi punti nel girone d'andata. Poi c'è stata quella tragedia di Astori che ha portato anche un po' di rabbia in più a livello agonistico, e quindi ha fatto tanti punti, è venuto a vincere anche a Roma, tornando in lotta per l'Europa. Poi non è riuscita a qualificarsi per l'Europa League, però quest'anno, secondo me, stesso equilibrio del Sassuolo. Parti consapevole dei tuoi mezzi. Non puoi puntare magari alla Champions League ancora, però puoi fare comunque il tuo onesto campionato. Al
sesto il Milan. Al sesto posto il Milan perché purtroppo c'è una bufera intorno ai rossoneri. Io sono anche vestito di rossonero stasera, quindi poi magari ci sorprenderà la squadra rossonera. Però attualmente vedo tanta confusione. È anche vero che questo video, ragazzi, ve lo sto vedendo il primo agosto. E io a Sic gli voglio bene dell'anima, però questi video non si possono fare il primo agosto. Nel senso che anche l'anno scorso poi sono andato a fare dei pronostici. Ad esempio, lui la Lazio la mise undicesima, io la misi sesta. Ma questo perché? Perché a quel punto del calciomercato, a quel punto della stagione neanche iniziata, ma proprio stavo in alto mare, tu puoi pensare cose che nell'arco della stagione, anche nell'arco dei giorni immediatamente prima del campionato, possono anche variare. Quindi è un po' prestino, però ad oggi vi dico questo. Al quinto posto la Lazio, raga, è il posto loro, cioè poi magari ci sorprendono, arrivano in Champions League, però non ci arrivano, ma cioè una cosa incredibile. Adesso apriamo questo discorso, io non ho capito se Lotito non vuole arrivare in Champions League proprio, perché effettivamente sempre per un motivo o per un altro, l'anno scorso l'ho detto, avrebbero meritato il quarto posto, lo dissi in un video che vi lascio qui sopra. Non lo so, la Lazio secondo me è meno forte obiettivamente delle prime quattro. Prime quattro che saranno: al quarto posto l'Inter, secondo me si riconfermerà quel posto lì. Per un attimo ho pensato anche a metterla un po' più sopra, però poi ho riflettuto sul fatto che effettivamente alla Champions League la stanno montando un po' troppo, perché sono arrivati giocatori importanti, è arrivato Nainggolan dalla Roma, potrebbe arrivare anche Vidal, è arrivato anche Lautaro Martinez, quindi sicuramente giocatori molto interessanti, pronti, però poi bisogna testimoniare sul campo, quindi non per gufarla, sto parlando in maniera obiettiva assolutamente, quindi non facciamoci prendere troppo dal pre-campionato, perché col Milan ci siamo cascati, o meglio ci siete cascati un po' tutti l'anno scorso. Io più o meno, nel senso che comunque l'ho dato dal quarto posto. Alla fine ha fatto un po' più di fatica che dal sesto posto. Però c'è chi dava il Milan campione d'Italia il 2 luglio, per capirci, quindi meno. Al terzo posto il Napoli. Perché? Perché con Ancelotti il Napoli, secondo me, mi sbilancio. L'anno prossimo vince il campionato. Questo però è il primo anno di Ancelotti, ed è inevitabile che per la tradizione di Ancelotti i partenopei potranno far meglio in Champions League, potranno andare un po' più avanti lì dove hanno peccato sia l'anno scorso che in altre stagioni. Siamo arrivati, allora siamo già sul podio, adesso siamo arrivati proprio alle due posizioni, medaglia d'argento, medaglia d'oro. Allora io so che in questo momento lo state aspettando da secoli, perché sono rimaste Roma e Juve. Due anni fa io dissi, giusto per parlare di fantacalcio ragazzi, ma di fantacalcio nel senso che è proprio fantastico, fantasioso e fantasmagorico, io dico che la Juve quest'anno chiuderà al secondo posto. Più che altro una speranza, però perché? Perché non provare a sognare? Precisando però che appunto era un sogno. L'anno scorso invece, la squadra che vincerà il campionato quest'anno sarà il Napoli. E qui lo dico e qui lo sottoscrivo, perché il Napoli, molti mi verranno a dire, non ha preso nessuno, è quella la forza del Napoli. Ecco, è vero che il Napoli fino alla fine ha lottato, però poi ha comunque vinto la Juventus. Quindi quest'anno io dico che vince la Juventus. Non sia mai che vince la Roma per davvero. Scherzi a parte, la Juve è la squadra più forte. L'unico motivo eventuale per il quale la Juve potrebbe non vincere il campionato è il fatto che appunto 7 scudetti di fila, quest'anno possono concentrarsi tanto sulla Champions League e lasciare qualcosa in campionato. Però ragazzi, stiamo parlando della Juventus obiettivamente, non stiamo parlando di un'altra squadra che non è pronta per lottare su tutti i fronti. La Juve può vincere di nuovo a mani basse campionato di Coppa Italia e poi vincere davvero la Champions League quest'anno con CR7, perché è un giocatore che ti sposta gli equilibri soprattutto in quel contesto lì. Quindi ricapitolando, ve la lascio scritta qui se mi ricordo, perché potrei anche dimenticarmi e tagliare questa parte. Detto ciò, appunto, questa è la classifica totale, quindi con la Juventus che potrebbe confermarsi ancora campione d'Italia, spero francamente di no, non da tifoso della Roma, da tifoso di calcio, perché va bene tutto, ma non voglio una Bundesliga anche in Italia. Detto ciò, questo era il video, questo era il mio pronostico, ringrazio ancora Sicwolf per avermi proposto questo video per il terzo anno di fila. Antes hai rotto le palle, Simo? Vabbè, comunque ti ringrazio ancora di cuore, ringrazio voi per averlo seguito, fatemi sapere qui sotto la vostra con un commentino, mi raccomando, il vostro pronostico, anche insulti, perché comunque fanno bene al canale, dai, almeno. Ciao.